Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, grazie per aver cliccato su questo video. Io sono Veronica e questa è Veronica Mostra Avon. Allora ragazzi, se volete sapere come ho creato questo make-up andate sulla mia pagina Instagram dove troverete appunto il video di questo appunto trucco. Oggi però faremo insieme lo spacchettamento, la seconda parte di spacchettamento della campagna di giugno, con una novità che vi ho anche anticipato su Instagram, ovvero ci sarà un qualcosa di diverso in questi spacchettamenti. Vi mostrerò un prodotto, vi mostrerò per modo di dire, perché in realtà sarà nascosto, comunque camuffato insomma, e voi dovrete cercare di capire di che prodotto sto parlando e scrivermelo qui sotto nei commenti. Ovviamente vi darò qualche indicazione, però insomma non sarò troppo specifica. Il primo che commenterà con il nome del prodotto corretto verrà salutato nel prossimo video. Perfetto, allora io inizierei con lo spacchettamento. Come sempre seguo l'elenco, così sono un po' più precisa. Iniziamo con questo siero per capelli che si chiama Absolute Nourishment. Questo è il siero della linea Advanced Techniques con all'interno olio di argan ed è un prodotto che in realtà io già vi ho mostrato più volte, perché è anche tra i best seller insomma, perché è veramente un prodotto eccezionale. Veniva a 4,25 euro, in realtà era associato a un'offerta, quindi era possibile acquistarne due ad un prezzo scontato. In ogni caso questo olio per capelli è veramente eccezionale, non solo per quanto riguarda la profumazione, vabbè, tipica dell'olio d'argan, ma anche per le sue proprietà nutrienti veramente ottime. Ci tengo a precisare che questo è un prodotto che sicuramente va bene tutto l'anno utilizzarlo, perché comunque il nutrimento per i capelli non è mai abbastanza, però soprattutto in estate mi sento di consigliarvelo maggiormente. La confezione contiene 30 ml con l'erogatore in questo modo e si utilizza praticamente sui capelli umidi o asciutti addirittura, quindi non va risciacquato il prodotto, va semplicemente applicato su tutte le lunghezze fino alle punte e lasciato così com'è. Profumo Air Story Eau de Parfum, 17,50 euro. Questa è la confezione, ovviamente non posso spacchettarvelo perché come vedete i profumi di Avon sono comunque tutti chiusi all'interno della plastichina trasparente. All'interno c'è sempre l'anima di cartone, quindi comunque è una confezione a tutti gli effetti di un profumo, esattamente come quelli che potete trovare nei supermercati piuttosto che nei negozi appunto beauty. È un profumo che io ho consigliato alla cliente che voleva appunto fare un regalo ad una persona che apprezza le profumazioni fresche e anche floreali. Infatti all'interno abbiamo queste note cipriate, floreali, molto molto piacevoli, soprattutto per quanto riguarda questa stagione. All'interno c'è peperosa e patchouli, che sono queste due note più appunto speziate, orientali, e poi c'è anche l'iris, il fiore, quindi è veramente un mix interessante di note floreali e speziate che lo rendono comunque un profumo molto piacevole, soprattutto appunto se si preferisce qualcosa che non sia eccessivamente dolce. Ovviamente dietro a questo profumo c'è anche una storia, come il nome stesso del profumo indica. Air Story è comunque un profumo pensato proprio per andare a celebrare, ecco, la donna, la storia di ogni donna, e quindi ecco anche un regalo magari con un doppio valore, proprio perché appunto raccoglie dentro di sé anche un messaggio importante. La quantità è 50 ml, uno dei parfum, quindi uno di quei profumi che durano tantissimo. Il prezzo 17,50 euro è veramente molto buono. Le note di terza sono quelle che vengono percepite nell'immediato, e per quanto riguarda questo profumo percepirete subito il pepe, il fiore anche, quindi comunque un floreale molto fresco, e anche il bergamotto, perché c'è anche questa parte agrumata all'interno di questa fragranza. Prevarrà l'iris per quanto riguarda le note di cuore, quindi quelle che percepiamo
dopo circa 5 minuti dall'applicazione del prodotto, e successivamente quelli di fondo che ci accompagneranno insomma per tutta la giornata saranno appunto proprio il patchouli e il vetiver, che è un'altra pianta che viene spesso utilizzata nelle fragranze maschili, quindi comunque la parte più speziata e legnosa presente in questo profumo. Ecco perché è indicato per chi non ama le fragranze troppo dolci, perché appunto quello che rimane maggiormente sulla pelle sarà appunto questo profumo fresco e anche speziato. Andiamo avanti, passiamo a un altro profumo. Questo profumo tra l'altro l'ho appena recensito sulla mia pagina di Instagram, anche questo ovviamente ha la confezione sigillata. Su Instagram troverete ovviamente la foto completa del prodotto spacchettato, anche perché questo nello specifico è veramente molto bello come packaging. Il prezzo era sempre di 17,50 euro. In questa campagna di giugno ci sono delle offerte speciali che coinvolgono questi profumi, quindi mi raccomando, se siete interessati andate a sbirciare il mio shop online, trovate il link in descrizione. Questa fragranza è una fragranza floreale, muschiata e legnosa, quindi anche in questo caso molto particolare, molto indicata appunto secondo me per questa stagione. Anche in questo caso note di testa: osmanto, che è una pianta che ha appunto dei fiorellini bianchi molto profumati. Note di cuore abbiamo la peonia, che è comunque un altro fiore, quindi un'altra nota floreale, e poi abbiamo come note di fondo, quindi quelle che ci accompagneranno per tutta la giornata, muschio caramellato, quindi un tocco muschiato leggermente dolce. Adesso parte l'indovina il prodotto misterioso. Eccolo qui. Ora ovviamente voi non avrete visto niente, nel senso che ho oscurato l'immagine. Dovrete quindi indovinare di che prodotto sto parlando con tre indizi. Il primo: è un prodotto che può essere utilizzato sia sul viso che sul corpo. Il secondo indizio è un prodotto che va benissimo per tutte le stagioni. E il terzo indizio è che è un prodotto contenuto all'interno di una boccetta spray. Ora, capisco che in Avon ci sono tantissimi prodotti, però magari vedendo un po' l'immagine pixelata, leggermente colorata, potreste indovinarlo. Il primo di voi che commenterà qui sotto il video con il nome giusto sarà salutato quindi nel prossimo video. Andiamo avanti con un ombretto. L'ombretto in questione è della linea Power Stay. Vi ricordo che la linea Power Stay è quella a lunga tenuta, quindi sicuramente adattissima per quanto riguarda il periodo caldo, perché è resistente all'acqua e al sudore, veramente ha una durata molto molto alta, per esempio gli ombretti in questo caso fino a 16 ore di durata, abbiamo anche il mascara fino a 24 ore, piuttosto che l'eyeliner, insomma ce ne sono veramente tanti di prodotti, anche i rossetti stessi, tra cui questo che sto indossando io, è veramente super super resistente. Il colore di questo ombretto è Everyday Beige. Vi faccio vedere l'interno, non lo apro ovviamente, non toglierò il tappino. Se trovo, metto la foto qui di fianco. In ogni caso, come potete vedere, il colore viene anche mostrato qui. Attenzione che questo è anche temperino, ve lo ricordo sempre, questo è lo strumentino, il temperino per poter affinare la punta del vostro ombretto in modo tale da poterlo utilizzare più facilmente. Mi raccomando che ovviamente fate sempre fede a delle foto naturali fatte dal vivo, insomma, e non basatevi sul tappino per il colore, perché potrebbe essere leggermente diverso dal colore reale. Il prezzo di questo ombretto è di 6,99 euro. Andiamo avanti con un altro prodotto per i capelli. Eccolo qui, questa volta è impacchettato con la plastichina, quindi non lo posso spacchettare. Questo è un altro siero, possiamo dire trattamento, ecco, per i capelli contro la caduta. Vi faccio vedere più da vicino la confezione. Si chiama appunto Loss Control, quindi contro la caduta dei capelli. All'interno c'è biotina, caffeina, quindi questi due ingredienti speciali che aiutano proprio a rendere più resistente il capello e quindi a cadere meno facilmente. Ovviamente, come sempre vi ricordo, non sono prodotti
che potete magari trovare in farmacia per problematiche molto molto serie. Tra l'altro ci tengo a precisare, questo è un prodotto che io consiglio a persone che non, per esempio a uomini che hanno calvizie, che comunque genetica come patologia, di conseguenza veramente lì si può fare talvolta ben poco. Per tamponare sicuramente può servire, però ecco, questo è un prodotto che io indico per le persone che magari hanno dei capelli un po' più deboli per n motivi e quindi vogliono comunque cercare di dare una vitalità, una forza maggiore al capello per evitare che cada insomma facilmente. Il prezzo di questo trattamento è di 5,25 euro. È un prodotto che va applicato in un certo modo, ovviamente le istruzioni sono all'interno, va rozzato più volte, massaggiato bene perché deve comunque agire anche sulla parte del cuoio capelluto fino alle punte. Ovviamente questo prodotto è indicato per esempio anche a chi si spazzola frequentemente i capelli, quindi comunque le spazzole sono anche loro delle responsabili della caduta dei capelli, e vi consiglio di andare ad abbinarlo con shampoo e balsamo sempre della stessa linea, perché comunque è un plus in più che fate insomma per il vostro capello. Poi passiamo a una palette. La palette in questione è questa qui che vedete nel cartoncino. Io lo posso spacchettare perché la cliente mi ha dato l'ok, ed è una palette che in realtà io ho già recensito. Vi metto qui sopra il video della linea, insomma, ispirata appunto alla città di Tokyo, al Giappone, che avevo appunto recensito per l'azienda che mi aveva spedito alcuni prodotti. Mi sembra questa palette, ovviamente il colore è diverso, l'eyeliner e anche il primer, se non sbaglio. Questa palette nello specifico è adesso disponibile ad un prezzo veramente molto molto scontato di 5,99 euro. È una palette che solitamente si trova ad un prezzo più alto, quindi se volete approfittare, scusate, nel frattempo sto cercando di spacchettarla per bene. Eccolo qui, questo è il cartoncino esterno. All'interno ci sono 6 grammi di prodotto ed è una palette interessante perché non è una palette occhi, bensì una palette viso con blush e illuminante, che possono essere mescolati insieme per dare un effetto ancora maggiore, insomma, come effetto. Il colore è Sweet Plum, questo è il pacchettino interno, e all'interno avete anche lo specchiettino. Questa è la colorazione, come vedete c'è questo blush bello intenso, e per quanto riguarda la parte illuminante siamo sul color oro, quindi sicuramente indicato secondo me per carnagioni medio scure e non troppo chiare. Quello che indosso io è leggermente più chiaro perché io ovviamente non ho potuto scegliere la mia tonalità, me l'ha inviata l'azienda così com'era. Però ecco, se volete vi spoilerò uno dei prodotti che ho utilizzato per questo make-up, in realtà vi ho già spoilerato quel rossetto, vabbè. Comunque questo è l'effetto, molto carino. Ovviamente è molto pigmentato, la parte di blush è molto pigmentata, quindi attenzione con parsimonia se volete un effetto naturale. Al massimo, come è successo a me, andate poi con una spugnetta o comunque un dischetto un po' imbevuto, ecco, magari di acqua, andate un po' a tamponare per ridurre l'effetto troppo vistoso. Poi passiamo a, ci sarebbe il prodotto che vi ho detto di indovinare, quindi saltiamo, e passiamo a uno spray della linea Plant Spa. Eccolo qua, ce l'avevo già sotto gli occhi. Questo qui è diciamo il packaging nuovo. In realtà uno spray di questa tipologia era già presente in Avon come aromaterapy, questo si chiama Sleep Ritual con lavanda francese e camomilla, quindi due ingredienti che sicuramente sono super utili per rilassarsi e per abbandonarsi a Morfeo dolcemente. Così, mi è uscita così. Dove si spruzza questo spray? Solitamente si consiglia di spruzzarlo direttamente sul cuscino, quindi essendo un prodotto che non va a macchiare il tessile, lo spruzzate direttamente sul vostro cuscino e vi addormentate. Oppure, se preferite avere profumi in tutta la stanza, potete benissimo utilizzarlo anche nell'ambiente. Il prezzo di questo spray è di
6,99 euro. Andiamo avanti con una matita, anzi due matite occhi della linea Glimmer Stick. Eccoli qui, sono Navy e Azure Blue. Mi metto qua di fianco le foto, non le spacchetto perché ormai queste le avete viste, straviste, riviste. Se siete consulenti non ve lo dico neanche perché vabbè, saranno i prodotti più venduti anche per voi. Se siete delle clienti, ecco, questi sono prodotti best seller. Ah, ecco, mi dimenticavo, clienti, se siete all'ascolto, mi raccomando, non fatevi problemi a chiedermi consigli anche qui sotto al video, non c'è nessun problema, oppure potete contattarmi su Instagram, ovviamente io vi rispondo subito per indicarvi il prodotto migliore per voi, quindi non disturbate, perché qualcuno mi ha scritto e mi ha detto scusa se ti disturbo, questo è il mio lavoro, quindi non potete disturbarmi. La linea è sempre la stessa, Advanced Techniques, questo qua è uno shampoo che io ho già recensito su Instagram, quindi trovate già delle fotine, insomma, e qualche descrizione in più. Prodotto buono, molto buono. Perché l'ho provato? No, non l'ho provato, però mi è stato recensito da più persone, tra cui anche colleghe. È un prodotto che mi è stato detto essere veramente eccezionale e una soluzione effettiva, perché gli altri che erano stati provati precedentemente di altri brand non avevano dato lo stesso risultato, lasciavano spesso delle brutte, insomma, dei brutti grumetti che esteticamente davano fastidio, ovviamente erano brutti da vedere. Questo qui invece sembra essere un prodotto veramente molto buono, quindi mi fido io del parere delle persone che sento, quindi assolutamente ve lo consiglio. Il prezzo è di 5,99, sono 150 ml e assolutamente andate tranquille se è un prodotto che fa al caso vostro, nel senso che utilizzate questo tipo di prodotto. Io non lo utilizzo mai, però capisco che c'è chi ne ha le esigenze, quindi assolutamente provatelo, ecco. Poi andiamo avanti con un rossetto. Questa è una linea che io in realtà non vendo tantissimo perché è una selezione, diciamo, Color Trend è una linea che secondo me va molto bene per le ragazze molto giovani, perché ha comunque colori e tipologie di prodotti che secondo me vanno meglio per quel tipo di esigenza. Questo non vuol dire che non ci siano dei prodotti veramente eccezionali anche di questa linea che io stessa utilizzo. Diciamo che ce ne sono alcuni che io preferisco ad altri di altre linee, però comunque ci sono clienti che si trovano bene, anche perché è una linea più economica, quindi quando si trova il prodotto che fa il caso proprio ed è anche meno costoso rispetto magari a una linea Avon True, è anche meglio. Questo è il rossetto matte Color Trend nel colore light pink. Se trovo la foto ve la metto qui di fianco. È uno di quei prodotti che secondo me vale la pena provare, soprattutto per il prezzo, come vi dicevo. Il prezzo è di 4,99 euro, quindi un prezzo comunque molto modesto. Poi passiamo a acqua micellare, eccola qui, della linea Nutra Effect. Ecco, ricordatevi che il prodotto in base al sito Avon rimuove le impurità di 24 ore in meno di un minuto e svolge un'azione lenitiva e antinfiammatoria grazie all'estratto di cica. Come si usa? Inumidisce un dischetto di cotone con l'acqua micellare. Ok, grazie Google. Vi stavo dicendo, questo è un prodotto che, come vedete all'etichetta verde, quando vedete la linea Nutra Effect con l'etichetta verde, perché è quella per le pelli miste grasse, quindi pelli che hanno bisogno di contenere la lucidità del viso. All'interno c'è una formulazione a base di foglie di salice e riso che va proprio a opacizzare, quindi è proprio una formulazione apposta. Non ci sono profumi, non c'è alcol, non ci sono solfati, quindi un prodotto che comunque, se avete la pelle mista, grassa e anche sensibile, va bene. Prezzo di quest'acqua micellare 6,50 euro per 400 ml. Poi passiamo a un altro prodottino, sempre della linea Tokyo, della palettina che vi ho fatto vedere prima. Però in questo caso abbiamo una trousse bellissima, devo dire, 3,99 euro. Non si riesce ad aprire senza rompere la confezione, quindi anche se l'attente mi ha dato l'ok, però preferisco non rovinarla. Vedete, comunque, insomma, c'è questa fantasia molto bella, questo bel colore rosso, è grande, quindi penso che sarà anche abbastanza capiente. In ogni caso, 3,99 euro una trousse così, secondo me ci sta. Poi passiamo a un altro strumento, che è la pinzetta per le sopracciglia. Vediamo se riesco a farvela vedere bene.
Eccola qui, questo color oro rosa, come vedete. Una pinzetta, insomma, per le sopracciglia non c'è molto da dire. Comunque, i prodotti di questo tipo, anche quelli per pedicure, per intenderci, sono prodotti molto validi, resistenti. Quindi, prezzo di 4,99 euro, mi sento di consigliarvela anche questa. Passiamo a un set orologio Sienna, il prezzo è di 19,99 e all'interno della scatolina tutti gli accessori bijou, insomma, sono all'interno della scatola di cartone che contiene anche poi la confezione vera e propria, molto carina. Ovviamente il colore varia a seconda del tipo di prodotto che avete acquistato. Non vado a spacchettare ulteriormente, vi dico così perché sotto qui sotto c'è, non si vede, comunque sotto a questa prima, diciamo, parte c'è un ulteriore cinturino di un colore differente, più scuro. Adesso vi metto la foto comunque di fianco. Ed è il bello di questo orologio è che è intercambiabile, quindi si può comunque cambiare il cinturino a seconda dell'outfit o della preferenza, insomma, che si ha. Poi passiamo a un altro accessorio a 9,99 euro, sono degli occhiali da sole. Anche quest'altro accessorio, gli occhiali da sole, che si chiamano tra l'altro Rosetta Oversized Square Sunglasses, vabbè, Rosetta insomma, sono all'interno del cartone. Questo lo posso aprire. All'interno trovate la bustina di tessuto con gli occhiali che adesso vi faccio vedere. Quindi spacchetto così, non li apro, ma vi faccio vedere un po' l'effetto. Veramente super belli, molto molto belli, con questo effetto fumé della lente che qua è più scura e poi va giù più chiara, ma lo stesso anche per la stessa montatura, che è più scura sopra e più chiara sotto, e sopra anche questo effetto, diciamo, tartarugato, molto bello. Molto carini. Advanced Techniques non fa solamente prodotti come shampoo, siero, trattamenti, ma anche spazzole. E questa, nello specifico, quella che ho anch'io a casa, mi trovo molto molto bene. È la spazzola cilindrica piccolina. Prezzo 6,50 euro. È una spazzola con la quale io mi trovo molto bene per far, diciamo, per lisciare i capelli, ma anche per fare i boccoletti. Quindi ve la consiglio, insomma, a me piace. Poi passiamo a un altro prodotto molto molto utile per questo periodo. Queste sono le acque spray della linea Senses, in questo caso specifico all'Uomo Noi è la fragranza con cocco e fiore di Tiare. Parte, vabbè, bellissime come si presentano, però sono super utili perché con questo caldo afoso veramente salvano la vita, nel senso che rinfrescano tantissimo, ti danno sollievo, le puoi spruzzare ovviamente sul corpo, sui capelli, anche nell'ambiente volendo, e quindi aiutano a rinfrescarsi al momento dell'esigenza, insomma. Prezzo 2,50 euro. Perché 2,50 euro? Perché era in offerta speciale, infatti la cliente ne ha acquistata un'altra. L'offerta era di due acque spray a 5 euro, altrimenti vengono 3,50 euro se non sbaglio. Questa qui, nello specifico, quest'altra fragranza, e si chiama Flamingo Sunset, quindi tramonto fenicottero, con pink pineapple e frangipani, quindi con ananas rosa e frangipani. Però entrambe sono comunque fragranze molto dolci che devono piacere, insomma. Ovviamente ci sono anche le versioni floreali che sono più fresche, meno dolci, ci sono anche quelle un po' che sono una via di mezzo, dolci ma non troppo, quindi c'è una vasta scelta, insomma. Infine vi mostro in anteprima, quindi non sono ancora uscite ma usciranno nella prossima campagna, quattro colorazioni di smalti. Ovviamente farò un video a parte, magari su Instagram lo metterò, di questi colori nuovi di smalti della linea Ultra Color, quella che si asciuga in 60 secondi. È cambiato anche il packaging. Lo state già notando se siete, insomma, abituate a questi smalti. Vi devo aiutare con una forbice. Se volete, se non sapete come aprire i pacchettini senza rovinare la scatola, perché ad esempio a me piace tenerli anche confezionati, basta infilare la forbice qua sotto e tac. Magari lo sapevate già. Io l'ho scoperto quando
ho lavorato in un negozio beauty, quindi vabbè, wow. No, ma guardate che bello. Questo è Mandarin, super super bello. Mandarin sicuramente mi piacerà. Poi abbiamo Blue My Mind, molto carino anche questo. Non è uguale a quello che ho su, ve lo garantisco. Questo qui che vedete è un azzurrino, questo qua che ho io è un color menta, quindi è diverso. Non ho preso lo stesso colore. In ogni caso, questo che ho su adesso sta per finire, quindi qualcosa di similare ci stava. Poi abbiamo In Move With You, qui dovrebbe essere un malva, bellissimo, bellissimissimo anche questo. E poi c'è Lean and Green, quindi un verde, che però non ricordo se chiaro o scuro. Anche questo un verde particolare, mi sento di dire quasi oliva. Perfetto ragazzi, allora, se siete arrivati alla fine di questo video, scoprirete insomma qual è il prodotto misterioso. E 1, e 2, e 3, e opla, eccolo qui. Questo è il prodotto misterioso che dovete indovinare. Lo spray che si applica sia sul viso che sul corpo, perché è uno spray protettivo con SPF 50 della linea Anew. Vi ho messo ovviamente la recensione già su Instagram, quindi tutti i dettagli li potete trovare lì. È un prodotto anti-aging, quindi sicuramente ha una formulazione particolare rispetto agli classici spray, insomma, protettivi. È spray, quindi sta all'interno di una boccettina spray, e poi va bene per tutte le stagioni, perché non dobbiamo proteggerci dai raggi solari solamente in estate, ma tutto l'anno. 100 ml e veniva, anzi viene, perché è ancora valido adesso il prezzo, in giugno 13,99 €, quindi assolutamente un prodotto che vi consiglio di provare, perché è molto più pratico rispetto allo stesso prodotto che già conoscevamo, però in versione crema. Questo è spray, è molto più rapido da applicare, si asciuga facilmente, non unge, va benissimo anche applicarlo prima di buttarsi poi a fare un bagno in mare, in piscina, quindi top. Leggete la recensione su Instagram, fatemi sapere poi se siete insomma curiosi di provarlo. Ed ecco, se siamo arrivati finalmente alla fine di questo video spacchettamento, a me è piaciuto moltissimo perché ci sono stati tanti prodotti nuovi. Spero sia piaciuto anche a voi, fatemi sapere nei commenti qual è stato il prodotto che vi è piaciuto di più. Mi raccomando, lasciate un like se vi è piaciuto, condividetelo, aiutate insomma il canale a crescere sempre di più, supportatemi, ecco, in questo senso basta mettere un like e condividere il video. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!